di pelle rossa chiamavano il grande spirito Manitou. Manitou è 11 più 1 più 12 più 9 più 18 più 19. E quest'ordine gerarchico arriva a un totale che è 70, ossia come il valore di Giove, che era 7, unito al ciclo 10 alla 10, perché 7 per 70 è 7 per 10, 70, è dato da 10 alla 7 elevato a 10. Non per 10 alla 10, no, elevato a 10. Quindi Manitou nel suo nome esalta in assoluto lo stesso concetto di Giove, ma lo fa in un ordine che prima mette in considerazione il valore 11 della realtà 1 che si muove per 10, quindi dell'unità che avanza in assoluto. Questa è la M. La A che si aggiunge combina a questo il concetto unità. Poi la N in sostanza precisa il rapporto esistente tra la tridimensionalità di Dio e la sua unità e trinità. La I che viene dopo la rivela come invarianza, la T che è 18 esprime il 6 per 3, ossia la dimensione 3 in tutti e 6 i versi che esistono, e la U finale che è 19 la precisa nell'assoluta invarianza 9 del ciclo 10. Quindi il termine Manitou, che l'uomo di pelle rossa ha tirato fuori con questi suoni, lo ha riferito proprio a tutti questi concetti che vengono uno dopo l'altro e che in un certo senso precisano poi il termine intero di Manitou nel 70 sintetico, che è praticamente tutta la creazione divina eseguita con il 10. Vishnu nel suo totale è 77, caratterizza qui proprio la creazione a livello del Dio 10 messa in relazione alla stessa creazione, 7, 77. Ma l'ordine che ha tirato fuori questa gerarchia, Vishnu, sottolinea in primo luogo con la V, che è l'assoluto 10 alla 10, che bisogna che sia combinato con se stesso, con un altro 10 alla 10, e quindi diventa il 20 di 10 alla 20, che è invariante, che è il ciclo assoluto 17 della realtà, che si tratta di una realtà a tre dimensioni che si combina con l'unità e la trinità di Dio e infine con l'invarianza 9 del ciclo 10. Ora sembra quasi un esercizio sterile quello che io sto facendo, ma quello che io sto facendo è semplicemente l'esercizio di una lettura, anche faticosa da farsi, di quel qualcosa che il nostro cervello, la nostra intelligenza, esegue come un calcolatore potentissimo che fa corrispondere immediatamente le lettere a questi concetti assoluti espressi nel loro ordine. Per cui, in sostanza, attraverso i termini e nel loro ordine,
noi precisiamo tutti questi concetti relativi, che sono poi l'espressione vera grazie alla quale l'uomo concepisce in quel preciso modo il contenuto della parola Dio. Quindi facciamo un riepilogo. Vi mostro qui i vari nomi di cui abbiamo trattato. Riguardano tutti i concetti per come sono strutturati questi nomi. Riepilogo. Al, al, Dio al, 11, è 10 elevato a 1, cioè ciclo atomico, per 10 elevato a 10 in tutta la sua unità, il significato è proprio quello di Dio. Ra vede la realtà una e trina, ossia 4, nella sua area 4x4, unita poi alla sua unità. Ele mostra tutto il tratto reale legato al ciclo assoluto e legato alla presenza antimateriale. Allah mostra i due versi di Al e di La, come 11 e 11:22. Eli presenta El, il 5 più 10, come invarianza e viene il 24 di tutte le ore di un giorno. Buddha con il suo 30 è un mese intero, ma è un significato che poi si spiega attraverso l'ordine del BUDDA, così Brahma che è 31, così Amon che è 37, Aton che è 44. Insomma, questi valori sono dei programmi con i quali l'intelligenza fondamentale dell'uomo fissa il significato assoluto attribuito a Dio, usando una sequenza di definizioni che nella prima mostrano il significato fondamentale attribuito da ciascuno. Nella seconda la definizione successiva, nella terza la definizione successiva. Per cui la differenza dei contenuti è sempre quella di un ciclo intero e assoluto, però poi si precisa e si qualifica esattamente in quel modo lì. Abbiamo visto Allah, che è il Dio dei musulmani, che non accettano la Trinità di Dio, è costruito sull'11, che è l'uno a livello di ciclo assoluto, e non c'è la Trinità. Per cui già nel nome di Allah manca l'aspetto trinitario, che invece esiste in un amo. Io amo è il termine più importante che l'uomo vuole significare. Bene, amo, legato a me, quando io dico io amo, esprimo il massimo ordine nell'unità e nella Trinità, perché A è l'unità, M è l'unità a livello assoluto, 1 più 10, e la Trinità, 3 a livello di più 10 è la Trinità, per cui amo, io amo, coinvolgo l'unità e la Trinità. E il mio termine che caratterizza me stesso, io, mette in risalto in primo luogo la mia invarianza nel tempo, data dalla iniziale I, messa in relazione alla Trinità assoluta della O. Io rispetto a Dio manco solo dell'aspetto fondamentale dell'unità e Trinità che comincia nella parola Dio,
a differenza della parola io.